Il cammino sinodale ha messo in movimento la Chiesa e ha messo in movimento tutta la ricchezza che compone la Chiesa, tutte le sue componenti, proprio per dare una testimonianza. Penso che questo sia essenziale, essendo riuniti nel Signore, essendo appunto fatti corpo dal Signore, testimoniare che effettivamente si può camminare insieme nelle diversità e con tutte le differenze anche che abitano come Chiesa. Quindi dà una possibilità di crescere, vuol dire come corpo di Cristo, ma anche di crescere nella testimonianza, di far vedere in un mondo diviso, di violenza, di polarizzazione, di frammentazione, che è possibile andare avanti insieme. Per cui è già un cammino che è un annuncio al tempo stesso della speranza che ci abita. Credo che sia una grande occasione, un grande processo in cui cominciamo a considerare tutti i temi sui quali abbiamo bisogno di comprendere, di rileggerci come Chiesa qui e ora e chiederci cosa il Signore ci sta chiedendo in questo momento. Credo che la sua efficacia si dispieghi in maniera forse un po' silenziosa, non ci sono grandi proclami, non ci sono grandi decisioni, ma forse è proprio questo perché è il popolo di Dio, e Papa Francesco ci tiene a ricordarcelo spesso, che deve camminare insieme, e solo quando il popolo di Dio avanza, la Chiesa raggiunge una migliore consapevolezza di sé. Non è nelle tensioni e nelle divisioni che si avanza, e quindi tutto questo cammino che sta prendendo anche tanto tempo, ma che forse deve diventare un modo normale di avanzare nella Chiesa, credo che stia già dispiegando i suoi frutti anche per l'umiltà e la semplicità con cui questo processo si sta ponendo. Un cammino sinodale significa para mim, e penso eu para os religiosos em Angola, significa exatamente este: caminharmos juntos, apesar de sermos diferentes, não é? Ou seja, estarmos unidos, apesar de sermos diversos, e fazermos a missão juntos, apesar de termos carismas, não é? Carismas e orientações espirituais diferentes. O processo sinodal, para mim, significa participar de uma mesma missão, cada um dando o melhor de si, seja o melhor de si do ponto de vista individual ou o melhor de si do ponto de vista congregacional. Este é, para mim, o caminho sinodal. Mais do que, às vezes, não é aquilo que nós podemos perceber, acontece desde que se começou a falar do caminho sinodal, aparecendo alguns toques, não é? Alguns toques que são muito subjetivos, que no fundo nós julgamos que estão a aproveitar-se da situação sinodal para pensar, meter coisas que não são dignas de um sínodo. Enquanto que no sínodo devia ser comunhão, participação e missão. Apesar de que somos diferentes, né? Como diz São Paulo, somos membros diferentes, mas formamos um só corpo. Last year we participated in the Synod in Australia, and it was a wonderful experience of being together as one, of collegiality. It was the first time we'd sat around a table with consecrated religious, lay, people from the Eastern churches, bishops, just being open to listening to the Spirit, speaking through the voices of one another, and then speaking collectively. I believe that we have moved forward. We are moving slowly, but we are moving. I think what it says to the rest of the country is that if we really listen deeply to the Spirit moving within and amongst us, then we truly can be that beacon of reconciliation that we hope to be.
The synodal process in the United States, I think, is a true blessing for us. Most importantly, because over the decades, we have lost the ability to listen to one another, whether it's in the church, in politics, or in our family, at work. We tend to talk a lot, but we don't seem to listen to one another. And the synodal process has reoriented us to that deep sense of listening to the other so that we can understand not only where they're coming from, but how God is guiding all of us on this journey. Bueno, yo sí creo que está funcionando. En el sentido de que creo en la presencia del Señor, creo en la obra del Espíritu y creo que ayuda a que la voz del Señor, que ayer se nos dijo, se escuche, porque hay mucha gente que habla, que pasa el tiempo con el Señor, que reza y esa voz se está oyendo. Hay otras voces, pero la del Señor también. Claro, si no hay escucha de todos, no podemos escuchar la voz del Señor. Solo de unos cuantos. Entonces, entre todas las voces, la voz del Señor yo creo que se puede oír y reconocer.